Bene, direi che possiamo incominciare, sono le 5 qualche minuto. Terzo e ultimo incontro di questo 700 a Saronno. Questa sera vorrei parlarvi un po' della pittura di questo secolo a Saronno, dopo le due puntate precedenti sulla grande questione della guerra di successione e sull'architettura che vi ho detto la volta scorsa. Quando parliamo di pittura del 700 a Saronno, qualche anno prima del 700, qualche anno dopo, perché il personaggio è a cavallo, non possiamo che parlare di Stefano Maria Legnani, detto il Legnanino, che è la più grande personalità di questo momento storico. Come ben sapete, di famiglia saronnese, sono saronnesi il padre Giovanni Ambrogio, il nonno Tommaso, lui nasce a Milano ma è vissuto a Saronno, ha praticato questa città, questa comunità, si è sposato in santuario, tanto per dire una cosa importante. E Stefano Maria Legnani, è bella questa cosa, questa volta lo nominiamo ma possiamo anche vedercelo in faccia, eccolo qua. Questo è Stefano Maria Legnani, detto il Legnanino, diminutivo, non perché era meno importante, ma perché era il più giovane di questa generazione, anche il padre era un pittore, quindi Legnanino in senso affettuoso, diminutivo perché è il più giovane. E qui lo vediamo nel suo autoritratto del 1692, quando Legnanino ha 31 anni. Per l'epoca era sicuramente una maturità per un uomo di quel tempo, 31 anni. E qui lo vedete atteggiato alla moda dell'epoca, con questo parruccone immenso, incredibile, però con questo mantello azzurro e la tavolozza dei colori in mano, con i pennelli, per dire io sono un pittore e quindi, come dire, dico qual è la mia arte, qual è la mia passione. È un personaggio, credetemi, molto interessante. Sono tanti anni che me ne occupo, per un motivo molto semplice. Qualcuno di voi lo sa, io ho studiato a Torino, là è stata la mia prima fase della vita, e ho trovato le cose più importanti che questo pittore aveva fatto nella capitale piemontese. E mi sono stupito molto quando sono arrivato a Saronno ormai 43 anni fa, per considerare come questa città, che non ha dato i natali, come dire, biografici, ma comunque la famiglia è saronnese, quanti Legnani si chiamano, sono ancora oggi cognomi tipici e diffusi in tutta Saronno. Mi ha stupito il fatto che Saronno sì, si sapesse, però tutto sommato, come dire, non era considerata una vera gloria locale da valorizzare, da in qualche modo incrementare, in qualche modo da far conoscere, da divulgare. Ho detto, ma strano, perché forse non si conosce tutto quel grande lavoro che ha fatto in altre sedi. È vero che a Saronno non ci sono cose strepitose, del Legnani ci sono alcune cosette. Qualcosa di importante è arrivato, ma lo vedremo, negli anni 1987, quando il comune compra i famosi 4 teleri. Però non era un'opera per Saronno, era un'opera del Legnani a Milano, che per fortunatamente il comune di Saronno ha potuto acquistare in quel momento e li ha sempre esposti, sono quelli della sala di lettura della biblioteca civica. 35 metri di tela dipinta da Legnani con le storie di Baccariana, che vedremo anche questa sera. E quindi, come dire, io sempre, chi mi conosce lo sa, faccio di tutto perché questa città si riappropri più intensamente del valore di questa personalità artistica che dà lustro alla città. Banalmente, si dice che Saronno è la città di Giuditta Negri, noi la chiamiamo Giuditta Pasta, ma il marito, lei è Giuditta Negri, Costanza, Angela, Maria, Giuditta aggiunto dopo. Sull'atto di battesimo è scritto proprio sopra i tre nomi del battesimo questo nome Giuditta con cui diventa famosa. Poi è la città, in un certo senso, che ha avuto per un momento proprio una folgore, una qualche presenza indiretta, potremmo dire più reddituale che non fisica, di Cecilia Gallerani. Voi sapete che Cecilia Gallerani, la dama dell'Ermellino dipinta da Leonardo, giovane fanciulla della corte sforzesca di Milano, amante di Ludovico il Moro, al quale darà anche un figlio, ha avuto per due anni, il diritto di intascare i redditi dei dazi di Saronno. Tradotto, quando Ludovico il Moro deve sciogliere questa relazione con questa giovane amante perché deve sposare Beatrice d'Este, fa questo gesto generoso. Devo dire che ha fatto un gesto da signore, le ha regalato una cosa sua, non le ha regalato un bene del ducato, come dire, tanto nel mazzo si pesca tutti, gli do quello che voglio. No, ha dato a Cecilia, come usiamo una parola
forse brutta, come liquidazione, come TFR della loro relazione, il diritto di riscuotere i dazi che i saronnesi pagavano su ogni tipo di cibo che si vendeva a Saronno. Poi nella letteratura passa con qualche cosa che secondo me è un po' improprio, la contessa di Saronno. C'è un famoso romanzo, La dama dell'Ermellino, presentato anche qui in città qualche anno fa dalla scrittrice che l'ha scritto, e passa nella storia come la contessa di Saronno. Cecilia non fu mai contessa di Saronno perché non fu mai investita dal feudo di Saronno, che comportava altre responsabilità anche civili e amministrative, però i dazi che i saronnesi pagavano per 2 anni li ha incassati lei come gesto bonifico, come gesto così di simpatia di Ludovico il Moro nei suoi confronti. Dopo 2 anni le ha venduti questo diritto del scuotere dei redditi e quindi ha completamente staccato la sua storia da quella che è la vicenda saronnese. E secondo me c'è invece un personaggio che meriterebbe ancora di avere un po' di spazio nell'opinione pubblica, nella conoscenza di questa città, che è Stefano Maria Legnani. Non è vero che la città non lo ha mai considerato, sarebbe ingiusto dire questo. È dedicato a Stefano Maria Legnani, il liceo classico della città. Quanti ragazzi hanno frequentato questo liceo, hanno studiato nel Legnani. Io non dimentico però, e questo è significativo, qualche passo in avanti è stato fatto, nel 2011 in un centenario del Legnanino proposi al preside Fantoni di fare un'assemblea con gli studenti per far conoscere un po' questo personaggio saronese, era il titolare del loro liceo, me la ricordo quel momento, quasi 200 ragazzi in aula magna, io chiesi, dissi, se il vostro liceo fosse intitolato a Torquato Tasso, tutti saprebbero più o meno, sono andato per sentito dire a scuola chi è Torquato Tasso. Ho detto, chi è Stefano Maria Legnani, il titolare del vostro liceo? 10 manine, 12 sono alzate e tutti più o meno hanno detto un pittore. Qualcuno ha detto un pittore di famiglia saronnese, che era già molto, ma più in là non si andava. Quindi c'era ancora una discreta, come dire, non conoscenza del valore di questo personaggio. Io sto facendo veramente un po' di cose ogni tanto perché vorrei che i saronnesi riconoscessero il merito di questo personaggio, che è una gloria proprio tutta locale, tutta cittadina, anche se non è nato proprio fisicamente a Saronno, ma è vissuto a Saronno e via di questo passo. Guardiamo allora un attimo il percorso di questo artista, che è un artista molto importante, secondo me, nello snodo fra 600 e 700. E c'è un piccolo particolare che poi vi mostrerò per capire qual è il ruolo che ha Stefano Maria Legnani nella pittura fra fine 600 e primi del 700. Qualche dato biografico. Nasce a Milano il 6 aprile 1661, da famiglia saronnese. Però è pur vero che i Legnani, questa famiglia Legnani, viveva un po' a Saronno e un po' a Milano. A pochi anni la famiglia si trasferisce a Milano e Stefano Maria a Saronno, e prima a Saronno e poi a Milano, e Stefano Maria vive questo pendolarismo fra la capitale dello Stato e il borgo saronnese. Questo è l'albero genealogico dei Legnani di allora, e dove c'è anche Stefano Maria. Quindi vedete che c'è i nomi, nelle tradizioni familiari si tramandavano, c'è un nonno Tommaso, che poi sarà il nome anche di un suo fratello. Poi c'è un altro prozio che è Angelo Maria, rettore del Sacromonte di Varese. Non è un caso che nella Cappella Nova del Sacromonte ci sia un affresco di Stefano Maria Legnani. Lo zio era rettore in quegli anni e quindi lui ha avuto modo di intervenire. Poi Giovanni Ambrogio e suo padre, pittore in San Francesco. San Francesco sono tutte le storie di San Francesco d'Assisi, Antonio da Padova, sopra gli archi delle cappelle, sono 9 riquadri affrescati, Miracolo di Sant'Antonio e Miracolo di San Francesco, sono affrescati, firmati e datati da Giovanni Ambrogio Legnani, quindi il padre. Negli ultimi recenti restauri che ha fatto la dottoressa Bruschi sull'impalcato, su quelli che sono gli affreschi di San Francesco, lei si è persuasa che in qualche riquadro, in quegli anni 1678, Legnanino ha 17 anni, allora un ragazzo di 17 anni non era bamboleggiato come oggi, poi c'è la scuola superiore, poi va all'università, poi ti mandiamo in Inghilterra a studiare, si cominciava presto a darsi un po' da fare. La dottoressa Bruschi diceva, io vedo in qualche figurina di questi santi affrescati di San Francesco una mano diversa. E aveva fatto un'ipotesi che andava in qualche modo approfondita, studiata, verificata, che forse c'era già la mano del giovane Stefano Maria anche in San Francesco. Mettiamoci la formula dubitativa, però non è da escludere. Dicevo allora, questa è la famiglia, interessante questo zio, fratello e padre, Angelo Domenico, musico alla corte di Torino. Lo diceva già Vittorio Pini ai suoi tempi, dice, secondo Vittorio Pini,
Legnanino andrà a lavorare anche a Torino perché c'è un richiamo familiare, c'è un parente che è là, che lavora nella cappella ducale dei duchi di Savoia, e può darsi che gli abbia suggerito: vieni, perché qui c'è da molto da fare, ci sono tante commissioni che vengono date anche pittori importanti. E poi c'è lui, che è il primo di questa nidiata di tanti ragazzi legnani. L'ultimo sarà Tommaso, pittore anche lui, che accompagnerà il fratello anche a Torino. E poi ricordo che in quella circostanza al liceo classico una ragazza mi chiese: ma ci sono i discendenti del Legnanino oggi? Dico: guarda, di Legnani ce ne sono tanti anche oggi, saranno. Non so dire se c'è un discendente, anche perché i documenti dicono questo, non saprei. Stefano Maria si sposa con Caterina San Pietro, vi dicevo, 30 ottobre 1694 in santuario, e ci risulta che abbia avuto Anna, Angela, Isabella e Giuseppa, Chiara Maria. È chiaro che due ragazze che portano il cognome Legnani, se si sono anche sposate, poi assumono il cognome del marito, come si diceva una volta, quindi si è persa questa discendenza. Ma sono veramente tanti ancora oggi i legnani in Saronno, non si sa mai che qualcuno possa avere ascendenze su questo grande personaggio. Dove va a studiare Stefano Maria Legnani? Va a Bologna, che era considerata una buona accademia di pittura con quelle caratteristiche del classicismo. Siamo in piena epoca barocca, ma il barocco bolognese è un barocco di impostazione ancora molto classica, nel senso che si va seguendo i Carracci, si va seguendo i grandi artisti, il Correggio e altri artisti, e Legnani a Bologna è allievo del pittore Cignani. Poi interessante, ne ho dibattuto molto, però è quasi accettata questa idea, deve essere stato anche a Roma, perché in una chiesa romana, San Francesco a Ripa, c'è una sua tavola, un suo dipinto, strano, si può anche averlo dipinto qua, l'hanno portato là, però insomma sembrerebbe che abbia avuto dei soggiorni romani, e sarebbe stato allievo di questo pittore che è Carlo Maratta, un personaggio importante nel primissimo Settecento romano. E poi passiamo a delle cose invece più locali, più nostre, perché è un grande artista anche in loco. Allora lavora a Monza e Saronno nel 91, dipinge gli affreschi di Santi Cosme e Damiano in Luboldo, qui dietro nel paese, lavora in San Giacomo, c'è scritto anche sull'inizio della cappelletta di San Giacomo, al fondo della via Padre Luigi Monti, la cappella era patronato della famiglia Legnani, vuol dire che i Legnani, che avevano un certo censo, non erano proprio dei poveracci, Stefano Maria ha dato un grosso contributo a innalzare il reddito familiare con le sue commesse, con i lavori che aveva fatto, fosse sotto il patronato. Sotto il patronato vuol dire che i Legnani pagavano sacerdote, si preoccupavano di rendere dignitosa e funzionale questa chiesetta saronnese San Giacomo che c'è ancora oggi. Dipinge poi i famosi teleri di Bacco Arianna, quelli che, acquistati dopo le vicissitudini milanese, ritornano a Saronno appunto nel 1987. Dipinge probabilmente tra il 708 e il 710 anche il tabernacolo del santuario di Saronno. Nella protezione del tabernacolo c'è un Cristo trionfante con la croce dopo la risurrezione, dovrebbe essere lavoro suo anche questo, il santuario che è comunque una chiesa a cui i legnani erano particolarmente affezionati. Allora vediamo alcune cose. In San Francesco lavora il padre, vi ho detto, Giovanni Ambrogio, e in santuario, proprio l'altare di Sant'Anna, che è quello navata di sinistra al fondo del santuario, c'è questo quadro, Sant'Anna che educa Maria bambina. Questa è la Madonna piccola che viene educata da sua madre. È opera di Ambrogio Legnani. Ho detto tante volte che Torino si è accorto presto dell'importanza di questo artista di origine di famiglia saronnese, perché nel 2011, 350 anni dalla nascita, ha dedicato a Stefano Maria Legnani una mostra monografica. Vuol dire che Torino ha dedicato al Legnanino una mostra di esclusive opere di questo pittore. Normalmente figurava sempre dentro le mostre antologiche, i pittori fra 6 e 700 ci mettevano dentro anche il Legnanino. Invece Torino nel 2011 gli dedica una mostra monografica solo e soltanto per lui, riconoscendo le cose importanti che ha fatto in quella città. Questo è il signor Cignani, che è il maestro di Stefano Maria quando Bologna impara l'arte della pittura a livello accademico. Questi invece sono i quadri del Maratta, questo pittore Maratti, questo pittore romano, dove probabilmente Stefano Maria è presente per un breve periodo di alunnato nella metà degli anni 80 del 600. E questa è la famosa Sacra Famiglia, e qui si comincia a vedere certi tratti caratteristici della pittura del Legnani.
un cromatismo veramente molto brillante, è una pittura squillante con dei colori veramente intensi, gradevoli alla vista. Poi ci sono sempre questa dolcezza delle figure, non c'è mai un tratto, come dire, drammatico, intenso, violento, mai anche nelle cose più truci. Legnani è sempre molto, molto dolce, molto delicato, ecco, senza calcare la mano su alcune scene magari più truculente. E poi una cosa importante, per cogliere l'importanza della pittura del Legnanino, guardiamo in successione tre soffitti affrescati da tre artisti diversi, ognuno dei quali caratterizza con la sua opera una diversa stagione della decorazione: il barocco, il passaggio fra 6 e 700 e il rococò. La pittura del Legnanino rappresenta proprio lo snodo fra i due periodi significativi nell'evoluzione della storia dell'arte. Ecco perché è un personaggio, secondo me, che andrebbe in qualche modo valorizzato ancora di più in questa città dove la famiglia ha avuto storia, origine, parte nelle vicende di questa comunità. Guardate queste tre successioni, l'ho scelta apposta per cogliere qualcosa di particolarmente, come dire, diverso uno dall'altro. Questo è Pietro Berrettini a Roma, detto Pietro da Cortona, nel soffitto del Salone Grande di Palazzo Barberini. Guardate l'intensità di questa pittura, non c'è un centimetro che non sia dipinto, affrescato. È persino disturbante alla vista, perché uno non sa dove posare l'occhio, nel senso che non è una pittura riposante, ma ti suggestiona, ti stupisce, ti meraviglia, non c'è niente che non ti attraga da un punto di vista così figurativo. Ma Pietro da Cortona ben interpreta in pittura, ad esempio, siamo nel 1639, siamo proprio nella esplosione del barocco, quel detto famoso di Giovan Battista Marino, che veniva considerato il grande poeta del periodo barocco, che scrive l'Adone. Lui comincia ad aver fatto un capolavoro insuperabile, l'Adone di Giovan Battista Marino, per chi lungo tre volte la Divina Commedia. La quantità come garanzia di qualità del prodotto. Non è detto che una cosa lunga tre volte la Divina Commedia sia un'opera, un capolavoro di letteratura insuperabile. E questo è Pietro da Cortona in Palazzo Barberini. Guardate lo salone. Oggi è spoglio. Avrà avuto anche un arredamento questo salone di Palazzo Barberini, dove c'è questo soffitto che sembra essere quasi un tornado che sta per cadervi addosso. Dà quasi un senso di smarrimento questa pittura che vi sovrasta e in un certo senso vi schiaccia anche un pochino. Perché non è certo qualcosa di rasserenante, di pacificante, qualcosa che stupisce. Ecco, lo dicevo, il comandamento, come dire, culturale e letterario di Marino. Il fin della, diceva lui, della letteratura è la meraviglia. Applicato all'arte, il fin della pittura è la meraviglia. E aggiunge Marino, rivolto alla sua opera letteraria, chi non sa stupire vada alla striglia. Il barocco deve stupirci, deve lasciarci con la bocca aperta, deve darci un senso di piccolezza rispetto alla grandezza che ci sta sopra. E questo effetto a Palazzo Barberini Piero da Cortona lo realizza perfettamente, ma è quasi un po' angosciante. Vediamo il nostro soggetto. Questo è Stefano Maria Legnani nella Cappella dei Banchieri e dei Mercanti a Torino. Mi compiaccio vivamente di aver accompagnato tre domeniche fa 50 saronesi e non saronesi a vedere queste cose a Torino, perché erano, credo, sicuramente soddisfatti di quella giornata, perché hanno visto una cosa bella. Questo soffitto della Cappella dei Banchieri e dei Mercanti, che è tutto lavoro di Legnani, lavora per alcuni anni in questa sede torinese, è qualcosa di diverso. Guardate questa foto della cappella con la sua volta sovrastante. È giusto, le quadrature sono le finte architetture che sono state affrescate sul soffitto per accompagnare questo grande, come dire, affresco centrale che rappresenta il paradiso. Legnani in questa cappella dipinge il paradiso e le quadrature dei fratelli grandi. Molte volte questi fratelli varesini, i fratelli grandi, hanno lavorato in compagnia di Stefano Legnani per fare le quadrature. Le quadrature sono la finta pittura di architettura. Guardate come accompagna bene l'occhio che sale da questo spettacolo del barocco piemontese verso la volta dove c'è il grande affresco del paradiso di Legnani. È tutta un'altra cosa rispetto a quella cosa angosciante che abbiamo visto a Palazzo Barberini prima. Per passare a un maturo Settecento, qui siamo proprio 1694, sta per scoccare il nuovo secolo, il XVIII, per passare con un'altra, come dire, sapienza a quello che è il grande interprete del Settecento in Italia, ma direi anche a livello europeo, Giovanni Battista Tiepolo. In questo soffitto della villa Pisani a Stradicino a Padova, tutta quanta contenuta in questo grande, non so se definirlo ovale, che cosa,
la gloria di casa Pisani, guardate quanto cielo c'è, e le figurine sono tutte quante addessate lungo i bordi, eh? Vedete che sono un po' distribuite le figure, ecco, in questa parte qui ci sono tutti quanti i Pisani che sono schierati, poi ci sono questi angioletti che svolazzano, e poi c'è qui quest'altra parte, un motivo che tante volte Tiepolo ha usato. L'altra volta forse vi ho fatto vedere proprio un accenno alla galleria di Tiepolo Palazzo Clerici a Milano, e si era specializzato in questa tipologia: il soggetto che va in qualche modo messo al centro dell'affresco e quattro gruppi allegorici che sono Europa, Asia, America e Africa, che rendono omaggio o al santo o al padrone di casa. È diventato un motivo ricorrente nella pittura di Tiepolo, e adesso lo vediamo nel salone della Villa Pisani. Questa è una pittura che non vi angoscia, non vi dà tormento, non vi dà ansia, anzi vi dà leggerezza, serenità, luminosità. Ma la pittura di Tiepolo è una pittura di pieno, come dire, periodo dell'illuminismo, la razionalità e la ragione che sistema ordinatamente le parti rispetto al tutto, in una forma più equilibrata, in qualche modo più armonica. Credo che Legnani svolga il ruolo di snodo fra la cultura del Seicento, così trionfante, così maestosa, ma qualche volta così angosciante, rispetto a una pittura del Rococò settecentesco, che è più leggera, forse un po' più frivola qualche volta, ma sicuramente ben collegata da questo intervento appunto di Stefano Maria Legnani nel suo intervento, in questo caso a Torino. Le opere salonesi, perché noi parliamo anche di Saronno, anzi soprattutto di Saronno. Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Se non lo sa, qualcuno lo sa, certo, ci mancherebbe, ma chi non lo sapesse, la prossima volta che va in santuario vada a vedere da vicino queste cose. Il santuario di Saronno è questo. Gli interventi di Legnani sono sulla parete di sinistra dell'altare di Sant'Anna, che è il capofila della navata di sinistra, e sulla parete di sinistra invece dell'altare di San Giovanni Battista, che è il capofila della navata di destra. Eccoli qua. Questo è Legnanino in santuario. 1691 dipinge questa piccola paretina, non è un grande affresco, non è la volta dei banchieri a Torino. Ecco perché forse questi piccoli inserti legnanineschi in giro per la città non hanno fatto sì che ci fosse, come dire, una sottolineatura della sua importanza dal punto di vista globale del suo percorso artistico. L'angelo annuncia a Sant'Anna che diventerà la madre della Madonna. E perché fa questo annuncio profetico? Perché Sant'Anna è avanti con gli anni e non ci pensa più di poter diventare ancora madre. E invece l'angelo dice: guarda che Dio ti ha guardato con simpatia, diventerai anche tu madre, e sarà la madre della Madonna, secondo quello che è la dicitura dei Vangeli apocrifi. In nessun Vangelo canonico si parla dei genitori della Madonna, ma noi sappiamo per tradizione e culto popolare che Gioacchino e Anna sono i genitori della Madonna, e quindi adesso è invalsa l'usanza di festeggiare la festa dei nonni, perché Gioacchino e Anna sono i nonni di Gesù in quanto i genitori di Maria. Chiara questa parentela. Ah, scusate, un'altra cosa interessante, come capita più di qualche volta, questo è il soggetto principale, ma in secondo piano c'è Gioacchino che incontra alle porte auree di Gerusalemme la sua sposa Anna, ed è proprio tratto dai Vangeli apocrifi, quindi la scena principale, ma anche un secondo rimando che è un precedente nella storia di Anna rispetto alla sua maternità. Questi angioletti che stanno sopra la volta, la campitura che sta sopra prima dell'altare, angioletti legnanineschi anche questi, sono famosi i suoi boccoletti, tanti dei suoi angioletti hanno questo boccoletto di capelli ricciolini sulla testa, che sono proprio quasi un motivo filmo, come altri elementi che compaiono sovente nei suoi affreschi. Altare di San Giovanni Battista, navata di sinistra del santuario, parete in questo caso di sinistra. Zaccaria impone il nome di Giovanni a suo figlio, anche qui un fatto più o meno miracoloso. Zaccaria è il marito di Santa Elisabetta, la cugina della Madonna, tanto è vero che Giovanni Battista e Gesù sono cugini sostanzialmente, no? Zaccaria, anziano, non crede che anche lui potrà diventare padre, ormai dice sono fuori dall'età canonica per la paternità, e per castigo, non aver creduto alla promessa di Dio, diventa muto, non può più parlare. Così impara a non credere alle promesse di Dio. Quando, secondo l'usanza ebraica, il bimbo nasce, per questo sarebbe il Giovannino Battista, appena nato, scusate, secondo l'usanza si chiede al padre che nome deve avere il figlio, e Zaccaria, che non più può parlare, scrive che il nome di suo figlio sarà Giovanni,
ed è affreschino anche questo di Stefano Maria Legnani. Attenti un altro piccolo particolare tipologico: ogni tanto nei personaggi femminili di Legnani compare una signora che ha un turbante, che ha un'acconciatura vagamente all'orientale. Vedete che ogni tanto ritorna questo elemento costante della sua produzione pittorica. Anche qui, nella volta che precede l'altare di San Giovanni Battista, ci sono questi tre angioletti, con il loro boccolino legnaninesco, che decorano appunto la campata di questo soffitto. Chiesa prepotenziale dei Santi Pietro e Paolo a Saronno. Ebbene sì, anche in San Pietro e Paolo, andava messa dopo questa, perché del 1704, non so se l'avete mai notata, quando si entra in santuario, controfacciata, quindi entrate, guardate subito sulla controfacciata dalla porta di destra, troverete un grande Sant'Ambrogio. Eccolo qui, un grande quadro ad olio che dipinge Sant'Ambrogio, anche questo è di Stefano Maria Legnani, però è dato un po' più avanti, 1704. Le fonti dicono che questo quadro si trovava, anche questo, nella cappella di Santa Marta, quel famoso edificio oggi sconsacrato e destinato ad altra funzione tra Corso Italia e l'angolo di Vicolo Santa Marta. Questo Sant'Ambrogio, oggi in prepositurale, una volta stava in Santa Marta. Opera del Legnanino anche questa. E vedete che i boccolotti degli angioletti non mancano mai. È un motivo firma per questo pittore. Legnanino, quando diventa un adulto e quotato pittore nella scena milanese, entra nell'Accademia di San Luca, che è la corporazione degli artisti e dei pittori, viene contattato da diverse famiglie nobili perché vogliono dei suoi giudizi sui quadri che loro stanno per comprare o hanno comprato. Viene considerato un perito estimatore di grande capacità. Nel caso specifico è la famiglia dei Marchesi Crivelli, signori di Uboldo, che chiamano Legnanino per dire: senti, ma tu che cosa ci consiglieresti di comprare sul mercato adesso per decorare il nostro palazzo, poi eventualmente anche quello uboldese? E Legnanino dà i suoi pareri, dà i suoi suggerimenti. La conoscenza si approfondisce, i Marchesi Crivelli chiamano Legnanino per decorare una buona parte della cappella di Santi Cosme e Damiano, che era sotto il patronato della famiglia Crivelli di Uboldo. Qui vedete una Madonna del Rosario, che è un affresco del Legnanino, che stava sul soffitto di Santi Cosme e Damiano Uboldo, ma poi è stato strappato, perché quella chiesa, lo si vede anche nelle fotografie successive, sta subendo il degrado dell'umidità che risale, e se l'umidità risale sulle pareti sbriciola gli affreschi, perché questa è l'inesorabile fine. Hanno strappato, l'hanno portato in parrocchiale a Uboldo, ma questa Madonna del Rosario è un lavoro del Legnani per la cappella di Santi Cosme e Damiano. E questa è la cappella di Santi Cosme e Damiano. Vedete che cosa fa l'umidità? Ogni anno che passa sta risalendo. Ad esempio, questo San Domenico e Santa Caterina da Siena tra un po' scompariranno, perché metà, la parte bassa della loro figura si sta proprio sciogliendo, sbriciolando, perché l'umidità che risale sgretola l'intonaco. Per fortuna, i grandi affreschi parietali, questo e questo, che adesso vedremo nel particolare, si usava negli anni 60, sono stati strappati, si strappa inserto di qualche millimetro di intonaco, e lo si incolla su una tela per poterlo preservare dall'umidità. Questi non patiranno più l'umidità perché sono staccati dalla parete. E allora sono due momenti qualificanti della pittura di Stefano Maria Legnani in questa chiesa uboldese. Il miracolo della gamba malata. Cosma e Damiano erano due medici, siamo ai primissimi secoli del cristianesimo, di famiglia siriaca, quindi della Siria, convertiti al cristianesimo, che già durante la vita compiono dei miracoli per testimoniare la loro adesione a questa nuova religione. E qui si racconta un fatto che fa parte della loro agiografia, che si va a studiare le biografie di questi santi, ti dicono questi fatterelli che li riguardano. Vengono chiamati perché c'è un uomo che ha gravemente ammalato una gamba, e San Cosma porta una gamba sana che verrà sostituita con quella malata. Come dire, un trapianto perfettamente riuscito. Sento un po' di perplessità nel pubblico. I miracoli sono miracoli perché sono cose eccezionali, mica avvengono normalmente. Quindi, e questo è un affresco strappato su tela, ma è sempre del Legnani. Fermerei la vostra attenzione sulla capigliatura di quest'angelo. Guardatelo qui com'è strano, ha una capigliatura che sembra mossa dal vento, con il ciuffetto che va in avanti. E qui abbiamo un angelo che Legnani dipinge nei soffitti di Palazzo Carignano a Torino. Guarda lo stesso tipo di capigliatura. Eccola qui, la vedete, immagino. Questa, con questo ciuffetto un po' sbarazzino che viene avanti,
Io dico sempre, che cos'è lo stile di un pittore? La persistenza nel suo percorso artistico di alcuni elementi formali che ritornano continuamente. Ho il boccoletto, ho questi capelli mossi al vento, il turbante della figura femminile magari con questa acconciatura vagamente orientaleggiante, eccetera, eccetera. E qui siamo invece al affresco in Cosme e Damiano simmetrico, la decollazione, perché i due cristiani Cosme e Damiano, che non vogliono rinnegare la loro fede, vengono, come dire, decapitati. Interessante il fatto, guardate come Legnani risolve questa questione della decapitazione. C'è una sostanziale compostezza in questo quadro, pur avvenendo un fatto tragico, vengono decapitati due esseri umani. Questo ha già perso la testa, poverello. Io dico sempre, calcando un po' le tinte, immaginate come sarebbe andato a nozze un Caravaggio qui dentro, spruzzi di sangue dappertutto, perché lui vorrebbe la drammaticità dell'evento, non vuole in qualche modo rasserenarci, ci vuole stupire, ci vuole in qualche modo inquietare. Legnani è più composto, è più, come dire, educato, e anche di fronte a un fatto così grave non calca la mano per segnare in modo violento l'evento che sta dipingendo. E poi ancora una volta c'è una donnina che in questo caso, eccola qua, che al suo turbantino, lo vedete ogni tanto, una figurina con questa acconciatura vagamente, è una nota orientale che ogni tanto Legnani piace nei suoi affreschi. Questo è il San Domenico di cui vediamo la parte superiore, ma poi la parte sotto è già sbriciolata, si è persa per sempre, e questa è Santa Caterina dall'altra parte, anche lei la stessa sorte. Nella chiesetta di Santi Cosme e Damiano c'è una cappelletta Crivelli, proprio della famiglia Crivelli di Uboldo, che fanno decorare a Legnani la parte delle figure. Ricordatevi sempre che anche in questo caso Legnani lavora con i quadraturisti, pittori che fanno la finta architettura, quella che noi chiamiamo anche a volte il trompe-l'œil, la pittura che ci inganna l'occhio perché sembra un volume architettonico, ma è solo quanto dipinto su una parete, magari anche liscia oppure vagamente stondata. Quindi Legnani qui dipinge, adesso lo vedremo in particolare, la gloria del Padre Eterno qui nella volta, probabilmente i due angelotti, ma mi sembrano molto ripassati perché sono stati molto pesanti nel tratto, poco legnanineschi. E dipinge anche questa pala d'altare con la Madonna, Santa Ausanio, che non so chi sia, ma evidentemente era un santo a cui i Crivelli erano molto legati, e poi in secondo piano c'è anche un San Francesco. Questa è la pala di Santa Ausanio, Madonna, Santa Ausanio e San Francesco, lo vedete qui. E poi andiamo avanti, ecco, questa è la gloria del Padre Eterno sulla volta di questa cappelletta di Santa Ausanio dei Crivelli in Santi Cosme e Damiano, sempre ad Uboldo. Ovviamente queste finte architetture, queste cornici sono opera dei quadraturisti Fratelli Grandi di Varese, che lavorano molte volte in concomitanza con i Legnani. Questo è l'angiolotto di sinistra, non mi sembra, che abbiano rimasto in modo un po' pesantino perché ha perso un po' la gentilezza di certi tratti appunto del Legnanino. E questo è un confronto, come dire, che certe tipologie, certi soggetti pittorici ritornano magari ripetutamente nell'arco della carriera di un pittore. Allora, questo è il Padre Eterno della famosa San Francesco in Ripa a Roma, però la posizione è quasi identica. Questo è il Padre Eterno che sta sulla cappella dei Sommi Picinardi a Olgiate Molgora, e questo è il Padre Eterno un po' sbiadito perché avrebbe bisogno di un bel restauro questo dipinto, che stanno sulla volta della chiesa, della cappella appunto di Sant'Eusanio in Santi Cosme e Damiano ad Uboldo. Guardate come ritornano certe tipologie anche nella posa del Padre Eterno con le braccia aperte che si destreggia nel cielo. Chiesa di San Giacomo a Saronno, quella chiesa che risulterebbe dai documenti, c'è una targhetta proprio sulla facciata, cappella di San Giacomo sotto il patronato della famiglia Legnani di Saronno. Qui veramente siamo ridotti all'ultima stagione della visibilità di queste affreschi, tra qualche anno qui non si vedrà più nulla assolutamente. È una chiesetta sempre aperta, lo sapete, proprio sulla, che fa angolo tra la via Giovanni Ambrogio Legnani, dove ci sono il padre Luigi Monti per capirci, poi gira la strada ed è la chiesetta di San Giacomo e poi si prende dove c'è il Silvio Pelli che si va poi in piazza Borella. Qui Legnani fa questo intervento, l'Annunciazione, l'Angelo e la Madonna, l'adorazione dei pastori su questo riquadro e l'adorazione dei magi sull'altra parte, e anche qui nel tondo centrale un Padre Eterno in gloria. C'è poco da vedere, tra un po' non ci sarà più nulla, perché anche qui l'umidità si sta mangiando l'affresco, insomma.
Questo invece è un po' più visibile, questo è l'affresco del Padre Eterno nel tondo sopra l'altare di San Giacomo a Saronno, sempre opera del Legnani. E in qualche modo si mette all'interno di quella sequenza di diversi tondi con il Padre Eterno che in più occasioni Legnani ha dipinto. Le storie di Marco Ariani, il pezzo più bello che c'è di Legnani a Saronno, dipinto per il salone centrale del Palazzo Calderara Brambilla in via Torino a Milano. L'altra volta vi ho detto che anche il marchese Cesare Pagani di Rovello aveva, le fonti dicono questo, aveva un salone affrescato da Legnani nel suo palazzo a Milano. Sparito il palazzo, sparito anche l'affresco di Legnani per forza di cose. E poi si dice che anche il principe Rasini aveva due quadri di Legnani in casa sua, quindi era molto conosciuto e molto stimato come artista Legnani nella Milano tra il 6 e il 700. E qui sono dei teleri, che teleri vuol dire che sono su un telaio, queste tele tese, che Legnani ha dipinto per il fregio principale di questo grande salone, di questo palazzo che non esiste più a Milano, perché è stato bombardato durante la Seconda Guerra Mondiale. Una mano intelligente, in mezzo alle magie, evidentemente la tela dipinta, sapete, si può rotolare come un tappeto, ha rotolato le tele e sono sparite nel 1943. Ritornano sul mercato dell'antiquariato nel 1987. Sapendo che Legnani, con una scheda della sovrintendenza che le accompagna con una dicitura molto precisa, dice: intervento di Stefano Legnani, quattro teleri che dispingono le storie di Bacco e Arianna, del Palazzo Caldera Brambilla, eccetera, eccetera. Ridotti in uno stato molto ammalorato, perché sono passati decenni dalla Seconda Guerra Mondiale, poi insomma. E viene fatta la proposta al comune di Saronno di acquistare, perché voi siete la città dove i Legnani erano di casa, vi interessa quest'opera di questo artista milanese ma di famiglia saronnese? Ho avuto una piccolissima parte in questa questione, me la ricordo benissimo. Eravamo in quest'aula, allora era l'aula del Consiglio Comunale, fui interpellato per dire due cose su chi era il Legnani e io ho dato il mio contributo per dire che era un grande artista che meritava di essere valorizzato. Furono stesi i teleri qui, proprio su questo pavimento, i consiglieri videro quest'opera, che allora non era restaurata, e mi ha fatto piacere, all'unanimità ha deciso di acquistarla, 100 milioni, 1986, non ci servono 50.000 euro, suona meno pesante, 50.000 rispetto a 100 milioni, però capite che la sostanza è identica. Furono restaurati, nel 1989 venne a parlare di quest'opera la più grande specialista del Legnani, che è la dottoressa Marina Dell'Omo, che è venuta anche recentemente in San Francesco, eccetera, eccetera. Lei ha scritto tutta la vita a questo pittore, ha scritto la più grande monografia specifica su Legnani, dalla vita a morte e miracoli, dicendo che era un'opera meritevole che la città ha fatto, e presenta appunto la sua monografia. Dall'89 questi teleri sono esposti nella sala di lettura della Biblioteca Civica di Saronno. Eccoli qua. Sono due teli lunghi da 10 metri, alti 1,80, con due teli corti di 7,60 m per altezza sempre 1,80. Manca l'altra scena che poi ho montato mettendo qui insieme le fotografie, perché la storia è questa. Dovremmo cominciare dalla successiva. Eccola qua. La storia di Teseo, la storia di Bacco e Arianna, ma inizia con il riquadro di Teseo, Birbante, quello del famoso labirinto dell'isola di Creta, il Minotauro, che ha avuto Arianna che gli ha suggerito l'inganno del filo per entrare nel labirinto e poi uscire, perché dal labirinto non si usciva mai, e però lei se ne innamora, ma lui non è tanto preso dalla fanciulla e l'abbandona sull'isola di Nasso. Quando una storia sentimentale si rompe, non si è piantati in Asso, ma si è piantati in Nasso, come dice la leggenda di questo innamorato che abbandona la fanciulla addormentata, e c'è una complicità, c'è Cupido e Venere che accompagnano Teseo che ha abbandonato Arianna nell'isola di Nasso, Birbante. Torniamo un attimo indietro. E poi che succede? Arriva invece Bacco su questo telero grande, arriva Bacco, vede la fanciulla tutta sconsolata, triste, guardate, attenti, questa è una cosa che ha notato la Maria Dell'Omo, mi ha fatto molto sorridere. Arianna è proprio tristissima, malinconica, ha un vestito azzurro con una specie di sciarpa giallo-oro. E Bacco, che la vede, si innamora perdutamente subito, siamo nella mitologia degli dei dell'Olimpo, E che cosa fa? Va subito da Venere e dice: io voglio sposarla questa fanciulla, me ne sono perdutamente innamorato. Tra l'altro ho notato che questa storia di Bacco e Arianna, nel dipinto che fa in questi lunghi teleri il Legnanino,
praticamente mette figura a un testo poetico famosissimo, quello di Lorenzo de' Medici, che racconta il canto carnascialesco della storia di Bacco e Arianna, quante bella giovinezza che si fugge tuttavia, eccetera, eccetera. Perché dico questo? Perché in questo secondo telero c'è il famoso Sileno, il satiro, d'anni e di gravezza pieno, che su una somma dell'asino sta arrivando anche lui. Notate quante donnine hanno il turbante in questo telero del Legnani. Allora, Bacco dice a Venere che vuole sposare la fanciulla e assistiamo nell'ultimo telero al matrimonio fra Bacco e Arianna alla presenza di Venere e Cupido. La nota, io non ci sarei mai arrivato in questa finezza tutta femminile, dice la dell'uomo. Notate che Arianna, dopo essere abbandonata e triste, ha cambiato vestito per sposarsi. Non perde occasione per sfoggiare qualcosa di più elegante, ci mancherebbe. Questa è proprio la femminilità più specifica che si possa immaginare. Questo, dicevo, è il primo. Questi sono alcuni particolari teleri. Se non li avete mai visti, andatevi a vedere, perché sono veramente molto belli. È il pezzo di Legnani più bello che c'è in città da vedere, assolutamente. È anche il più esteso come superficie. Questi puttini che scorazzano di qua di là, satiri che suonano, personaggi diversi. Questa era la situazione delle tele dopo l'acquisto nell'87, prima del restauro. Sono in bianco e nero, tra l'altro rendiamo grazie, sono tutte fotografie di Piero da Saronno queste, fanno parte di un filmato che abbiamo fatto un po' di anni fa e quindi ho voluto prendere per mostrarvi questo particolare che sto appunto proiettando. Questo è, come dire, la stessa cosa che vedete qui prima del restauro, adesso restaurata, splendida la cromia dei colori, assolutamente, molto bella. Questo è un 700 che è proprio scoppietta ed è bello, rasserenante da vedere. Questo è Bacco che chiede a Venere di poter sposare la fanciulla e questo è il telero oggi. Pensate, meno male che quella sera all'unanimità il Consiglio decise di comprare, era un patrimonio della casa d'aste Finart, che ancora oggi funziona a Milano perché vende e compra. Se non trovava un acquirente unico che prendeva tutto il blocco dei 35 metri di olio su tela, avrebbero tagliato scomparto per fare quadri. Ne facevano 4-5 e forse avrebbero moltiplicatolo. Per fortuna saranno comperati e sono rimasti integri, un ciclo completo del Legnani da poter gustare qui in città Saronno. Questo è un particolare dolcissimo, questo sguardo un po' così trasognato, un po' apollineo di questo Bacco. Altri particolari di questi teleri sono affollatissimi di figure, tutte quante, e vedete che qui ci sono queste finte architetture con questi talamoni che intermezzano questa sequenza delle varie scene. Questa è sempre la scena appunto del matrimonio e qui vediamo appunto il momento in cui Bacco tende la mano ad Arianna per coronare il suo sogno e Venere che le consegna questa corona stellata che incoronerà la fanciulla che è diventata appunto la sposa di un dio, non un semidio, perché Bacco era un dio dell'Olimpo. Qui c'è sempre Cupido, Eros secondo i greci, che è il dio dell'amore. Altro puttino di Legnani in questo telero e andiamo avanti. Siamo arrivati a quello che secondo anche Maria dell'Omo è un intervento maturo di Legnani, il Cristo trionfante nella sportello del tabernacolo del santuario di Saronno. Anche questo sarebbe un lavoretto di Stefano Maria Legnani proprio attorno agli anni 708-710. Tenete presente che Legnani muore nel 1713, neanche vecchissimo per la verità, perché nel 713 quando muore ha esattamente 52 anni. È vero che siamo all'inizio del Settecento, ma un uomo sperava anche lui di avere qualche anno in più di 52. Muore relativamente giovane e, dicono le fonti, all'improvviso, senza neanche fare il testamento. E adesso vi racconto un sogno. E se un giorno, nella grande sala del piano terra di Palazzo Visconti Rubino a Saronno, si ricollocassero i grandi teleri con le storie di Bacco e Arianna, oggi in biblioteca, e si esponessero delle riproduzioni fotografiche di qualità delle principali opere del Legnino presenti in diversi siti, Monza, Novara, Torino, fino a Genova è arrivato, si potrebbe così allestire un itinerario museale dedicato al grande Stefano Maria Legnani, detto Legnanino. Allora avremo una terza gloria cittadina, Giuditta Pasta, Cecilia Gallerani, ma anche Stefano Maria Legnani. Non dico un museo per lui, ma almeno un itinerario museale che faccia vedere in modo più evidente a Saronno e ai saronnesi che il loro concittadino di qualche secolo fa è un personaggio di grande valore artistico sicuramente, ma non dico di più.
Abbiamo finito questo inserto della pittura del Settecento a Saronno, i primi anni del Settecento, o gli ultimi del Seicento, e andiamo a vedere invece cosa succede nel Settecento a San Francesco, perché anche lì c'è qualche cosa del Settecento che vale la pena di mettere in evidenza. Vi ho detto la volta scorsa che la facciata è settecentesca, anche se la chiesa retrostante è molto più antica e molto più composita. E andiamo alla cappella di Sant'Antonio da Padova, navata di destra di San Francesco, una, due, la terza cappella della navata di destra di San Francesco. Qui non è il Legnani, io per molto tempo ho creduto che fosse forse un intervento del Legnani con i quadraturisti grandi, invece questo è Andrea Porta, siamo tra il 1709, 710, 711. Che cosa fa questo signore? I fratelli grandi che fanno le quadrature fanno queste finte architetture. Sembra che ci sia un foro nel soffitto e una cupola che è superiore a questo foro nel soffitto. E questa è proprio la quadratura classica, eh? Il trompe l'oeil, come si suol dire. E poi Andrea Porta fa questi angiolotti che stanno scorazzando nel cielo sopra l'altare appunto di Sant'Antonio da Padova. Inizio Settecento c'è una grande ripresa del culto di Sant'Antonio da Padova, assolutamente, proprio come dire, i santi vanno un po' a cicli e a mode. In quel primo Settecento Sant'Antonio da Padova, che è un santo sempre molto venerato, ha un momento di grande sviluppo e di grande devozione. Questi sono alcuni particolari della volta di San Francesco a Saronno, anche questo è un buon Settecento, perché l'Andrea Porta non sarà probabilmente legnanino, ma è uno che sa il mestiere con grande competenza per fare queste figure svolazzanti assieme ai grandi che gli fanno le quadrature sulla volta della cappella. Questa è la gloria di Sant'Antonio da Padova, che sta proprio sopra l'altare in questa chiesa, questa cappella di San Francesco a Saronno. E questi grandi cornicioni sono sempre i fratelli grandi che intervengono per fare questo intervento. Il quadraturista fa la finta architettura, Legnani, che è un pittore di figura, fa le figure. In questo caso è Andrea Porta che fa le figure, perché lui è il pittore datato e documentato in questa cappella. Questi particolarini, io credo che il giovane Legnani avrà anche guardato a queste cose, che sono un po' precedenti rispetto a quando lui è al vertice della carriera, perché insomma tutto sommato potrebbero anche richiamarsi. Questo è uno dei quadri che stanno sulle pareti della cappella di Sant'Antonio da Padova, sempre di Andrea Porta, sono oli su tela, 1710, qui c'è un miracolo di Sant'Antonio da Padova, dall'altra parte c'è un altro miracolo, ma è interessante quello che c'è in una parte bassa, eccolo qua, l'altro miracolo è questo. E nella parte bassa si dice chi è il committente di questi quadri di devozione per Sant'Antonio da Padova, è un certo signor Rotondi di Saronno, detto testualmente nella didascalia, che svolgeva la funzione di consigliere tesoriere del duca di Savoia a Vercelli, un saronnese che nella chiesa della sua città Saronno, se non vado errato, oggi in mezzo a noi c'è un signor Rotondi, ma non indichiamolo, eccolo là, buonasera, sarà un parente, non lo so, comunque voglio dire, un saronnese che fa fare a questo pittore Andrea Porta due quadri di devozione da collocare in una cappella di Sant'Antonio, probabilmente questo signor Rotondi era devoto di Sant'Antonio, anche se lui, lo dice in didascalia, fa il consigliere tesoriere per il duca di Savoia nella città di Vercelli. Siamo agli inizi appunto del Settecento. E poi c'è questo soffitto che sta, le cappelle di San Francesco hanno la loro cappella e poi c'è lo spazio antistante, l'anticappella, che ha anche essa la sua volta ed è una parte della navata, in questo caso di sinistra. Questa quadratura con queste cornici, così sovrapposte e suggeriscono che questo è lo sfondato illusorio di uno spazio che in realtà non c'è, perché questa è proprio una calotta semisferica e viene illustrata invece con questo artificio scenografico della finta architettura con la colomba dello Spirito Santo appunto che sta librandosi nel cielo sfondato. Ma poi la cosa più, l'ultima, e qui finiamo, perché i restauri a volte permettono di fare questi accorgimenti. Allora, guardate che cosa è successo a San Francesco, forse 2 anni fa, mi pare, hanno finito gli interventi di restauro, si presentava così la controfacciata. La controfacciata, anche qui probabilmente sono forse, ma non è sicuro, forse sono anche qui fratelli grandi, ci illudono che la chiesa non finisca dove c'è il portone, ma si allunghi con una navata finta, prospetticamente dipinta, un altro scherzo illusionistico del trompe-l'œil. Ma guardate cosa hanno fatto. Avevano messo questi due muretti,
che interrompono l'effetto di sfondamento spaziale della navata che sembra continuare nell'affresco. Quando la dottoressa Bruschi è intervenuta anche sulla controfaccia per fare il restauro, scopre che grattando questo finto muro, che è una sciocchezza da un punto di vista, come dire, fotografico, perché se io voglio fotografare un bel tramonto sul mare non mi metto dietro un muro per fotografarlo, altrimenti mi tolgo quella che è una parte della prospettiva che voglio riprodurre nell'immagine. Si è accorta, ecco, adesso è così. Dopo il restauro, la controfacciata di San Francisco è così. E cosa si è accorta la restauratrice? Che tolto quel muro che bloccava la visuale di questa prospettiva illusoria, c'era invece sotto, perché hanno grattato l'intorno, che hanno trovato la vecchia traccia dell'affresco originale del Settecento, che segnava la base di queste colonne che sembrano introdurre il nostro sguardo in questa finta navata che si prolunga sulla controfacciata di San Francesco. Allora qui si vede benissimo, hanno salvato questa specie di capitello con il mazzo di fiori, il cesto floreale che decora la controfacciata, ma hanno recuperato quella visibilità che allunga la prospettiva correttamente per dare il senso di una navata che si prolunga sulla facciata. E qui un altro particolare di questa controfacciata, per cui alla fine risulta così, non è più ostacolata la visuale che sembra veramente continuare illusoriamente in questa navata che si protende dentro il grande affresco che dà questa suggestione appunto pittorica. E penso che con questa siamo arrivati alla fine. Grazie della vostra attenzione.